Ciao, benvenuti a questo nuovo video. Oggi saliamo i piani d'Artavaggio da Moggio. Se il tempo tiene, riusciamo a salire fino al rifugio Nicola, 2000 metri, 1000 metri di dislivello. Vediamo se i nostri eroi oggi ce la fanno. fanno. Iniziamo il percorso, sono 2 ore e 20 ad Artavaggio, Vai, siamo carichi. Nel senso che stiamo portando un sacco di roba. Esatto, fa freschino. Per cui questa cosa qua effettivamente un po' mi rincuora, perché rispetto alla scorsa settimana, quando siamo andati sul bolettone, c'era da morire. 30 gradi, cioè con il sole umido, non si riusciva veramente a ragionare. Adesso sembra che vada un po' meglio. Le ultime parole famose. Segna via percorso rosso-bianco. Terreno, iniziamo bene, con un bel terreno un po' difficilotto, però purtroppo bisogna andare. Meno male che siamo, come spesso succede, su un percorso che costeggia un bel torrente con acque cristalline. Iniziamo a salire. Proseguiamo. Ho un po' di segnaletica. Piani d'Artavaggio, sempre 2 ore, ma sempre 2 ore. 2 ore e 05. Cazzo, mezz'ora che camminiamo. Nicola 3 ore, un po' tantino, Però almeno due, almeno d'Artavaggio ci arrivi. 3 ore effettivamente. Sono tantine, 2 le facciamo. Basta fare ogni tanto una mangiatina, un po' di caloria per non finire la benza. Comunque ho portato mandorle, noccioline, 1 litro d'acqua. Direi che un po' di necessario, cioè niente equipaggiamento alla sopravvivenza, per cui se succede qualcosa siamo morti. Esatto. No, in realtà ho il coltello e le corde. Niente copertura, per cui ci mancano un po' di cose per sopravvivere nel bosco di notte qua. E l'accendino, in realtà 3 su 5. Cosa mi manca? Mi manca un telo che non ho portato, fare un riparo e basta. Poi abbiamo tutto. Salivamo con la roulotte, facevamo prima. Eh sì. Volevo provare effettivamente l'attrezzatura da bushcraft oggi nuova, ma preferiamo andarci a mangiare qualcosina in un rifugio, dai. È carino questo posto, una bella fontana, c'è una buca da fuoco, lì hanno fatto il fuoco di notte, si vede che qua qualcuno viene su. Questa è una bella area da picnic, una fontana. Adelante, questo è potabile? non lo so, questo è il problema. Secondo me no. Potrebbe, ma non sono sicuro. Sembra acqua sorgiva, però su questo purtroppo non. Come si fa a saperlo? Se c'è. In realtà doveva essere vero il contrario. Però qui c'è un gabbiotto. Cioè di solito quando non è potabile c'è scritto non potabile. Però fontana di fianco area picnic. Adesso mi salta fuori un mostro Aniba, però qui effettivamente sembra che ci sia una tubazione di acquedotto. Non vedo niente perché il contrasto luce buio. Ste, quanta acqua hai? C'hai 1 litro? Un po' meno, sì, forse mezzo. Ok, beh, io ne ho 1 litro fino su, ce n'è. Poi là niente, compriamo una bottiglietta d'acqua. Sembra strano che questi non siano potabili. Sì, anche a me, però non conoscendo effettivamente la cosa, lo vedevo un po', secondo me sì, è potabile. Però oh, una bella salitella adesso, siamo sempre circondati da api, vespe. Non si capisce bene, ci vogliono mangiare. Dove l'hai visto?
Sentivo zzz, o è la mia testa già troppo stanca? No, no, io no. Allora, aspetta che così non va bene. E fa caldo. Alla fine doveva esserci 10 gradi secondo le previsioni. Effettivamente ce n'è, secondo me, qualcuno in più, un paio in più, ma camminare mette effettivamente caldo, per cui tutti in maglietta, tutti a maniche corte. Ciclamini sul sentiero, che meraviglia, un prato pieno. Ciclamini e colchium. Il colchium è questa pianta qua ed è mortale, fa una specie di giglio in primavera. Se ingerito, questa è una delle piante più velenose in assoluto che esista. Mortale, si chiama colchium. Molti lo confondono con l'aglio selvatico. Lo mangiano, si fanno una pasta aglio. Non va bene, bisogna stare un po' attenti. Un'approfondita conoscenza delle erbe, delle piante, montagna, se vuoi mangiarle, è fondamentale. Fa caldino, il sentiero comincia a strappare. Stiamo uscendo dal bosco, si apre un po' il sentiero. Comunque arrampica tanto anche questa, ragazzi, non sembra, ma... Siamo arrivati 1250 metri. 1000? 1250. Sì, ormai ci mancano 150 metri e siamo su di altitudine, infatti. Adelante! Mille... 1006? No. Sì, dai. Che sale ripida, è una, praticamente abbiamo fatto solo una scala fino adesso. Un pezzettino che spiana, non ci credo. Sembra che abbiamo digerito quasi il panino con maionese, tonno, cosa c'era dentro, peperoni, salsiccia e da morire. Prima di partire ho mangiato questo panino, che avevo fame, non l'avessi mai fatto. Beh, sono ancora vivo per ora. Magari lo sarò ancora per un po'. Mamma, ragazzi. Non fatelo, non fatelo mai. Siamo arrivati al Baitello, mancano 40 minuti ai piani di Artavaggio. Questo è un ex rifugio chiuso definitivamente. Allora, siamo arrivati, peccato che è nuvolo, ci sono circa 10 gradi, maglietta praticamente non si sentono. Ci mancano 10 minuti. Sì, siamo arrivati, adesso siamo su di dislivello, non ce n'è più. Sembra che siamo arrivati in cima. È stata tosta, ragazzi. 1600 metri. Dislivello quasi 800 metri abbiamo fatto, no, meno. Siamo partiti da 800, 1600, 800 metri di dislivello, non è malaccio, 5 minuti. Non è malaccio. Nuvolo tendente a pioggia. Peccato. Piani di Artavaggio. Mangiare la polenta sembrava un po' fuori luogo. Pausina al rifugio Castelli, no? Siamo passati dall'anguria alla polenta, come dice un mio amico su Facebook. Stefano mangia, io grazie al mio tramezzino che ho mangiato prima di partire, mi tocca solo una camomilla, visto che ho lo stomaco praticamente sotto sopra. Come un ricoverato. Fatto la cazzatona. Vabbè, capita. Però un video a questo bellissimo, un take a questo bellissimo brasato, però lo facciamo lo stesso. Guardate il sorriso di Stefano che si sta per accingere. Sto leccando i baffi che non ho. Al brasato da polenta. Ottimo. Là. Facciamoci una prova radio, una volta che l'ho portata. Canale 816 PMR 446 Radio Montana, facciamo una prova radio, vediamo se c'è qualcuno con la radio in zona che mi risponde. Sta mangiando la polenta. Esatto. Chiamata generale Radio Montana, prova radio, cambio.
non c'è anima viva. Chiamata generale Radio Montana, prova radio, cambio. Niente da fare, non risponde nessuno, cambiamo antenna e vediamo. Abbiamo messo l'antennone dell'Angoia, riproviamo. Chiamata generale Radio Montana per prova radio, cambio. Nada. Nada, nada, nada. Non c'è nessuno in zona con la radio. O stanno mangiando tutti la polenta. O stanno mangiando, come dice Stefano, tutti la polenta. Strano però. Solitamente gli escursionisti la radio la portano. Si vede che oggi sta una portata di circa 10 km, possibile che non risponda a nessuno. Strano. C'è la frequenza libera che è disturbatissima e non si riesce a fare nessuna prova di comunicazione. Se vado a schiacciare, c'è questo disturbo sul canale con PMR, praticamente su tutti i canali dal 7 in su. Stranissimo. La giornata purtroppo non è delle migliori, molto nuvoloso, tendente a pioggia. Comunque ci sono sprazzi di sole, l'effetto veramente bello. Siamo sempre ad agosto, quando esce il sole scalda. 12 gradi ragazzi, 12 gradi, è freschino. Monte Sodadura, la piramide. Il tempo si sta mettendo malino. Andiamo avanti ancora un po', ma mi sa che non riusciremo mai ad arrivare oggi al rifugio Nicola, purtroppo, perché si sta mettendo veramente male il tempo. Da questa parte vediamo la Bergamasca. Sì, una meraviglia. E la montagna è bella. Bisogna venire un po' col bel tempo, purtroppo. Oggi lo sapevamo che era un po' così, ma va bene così. Guarda che ti devo dire la verità, a me piace anche il tempo così. Sì, beh, alla fine sì, se viene attrezzato, bene o male, si sta abbastanza bene. Non deve iniziare a diluviare, perché se inizia a piovere è un problema. Un pascolo, le mucche, è uscito un po' di sole, meno male. Vedo all'orizzonte delle caprette, andiamo a vedere. Ci avviamo verso l'uscita. Scendere, prendiamo la funivia. Purtroppo facciamo anche un po' prima. Pazienza, la prossima volta ci organizzeremo un po' meglio. Ho fatto un bel dislivellino a salire. Adesso si scende. Sentiti da sopra che sale? Sì, è un discesa molto carino. Quella strada l'abbiamo fatta salire. Bella ripidina, eh? Eh sì, prima siamo sbucati da quella radura lì. Quella fa appena dopo la funivia, tutta in bosco, tutta lì. Si è saliti di là. Purtroppo il tempo non è dei migliori. Siamo scesi dalla funivia, siamo a Moggio, andiamo verso il parcheggio e ci spostiamo, giusto per far capire dove siamo saliti. Siamo saliti da questo costone
molto molto in pendenza effettivamente. Siamo saliti fino all'arrivo su una via 800 metri di dislivello. Grazie di aver partecipato a questo video, ci vediamo al prossimo, ciao ciao.